Buongiorno mister, facciamo un passo indietro all'amichevole con il Rimini, sulla quale lei è stato il primo a sottolineare alcuni aspetti da migliorare. Qual è la prima cosa che ha detto ai ragazzi alla ripresa degli allenamenti? Ma ho detto chiaramente quello che pensavo. Purtroppo abbiamo fatto una prestazione sottotono, c'erano sicuramente delle scusanti, hanno delle scusanti perché venivamo da un'altra amichevole giocata il giovedì mattina, un po' di stanchezza, però l'amichevole di del Rimini ha testimoniato che non possiamo sottovalutare nessuno, che nel momento in cui giochiamo un po' sotto ritmo facciamo fatica con tutte le squadre, quindi non dobbiamo essere presuntuosi, non dobbiamo pensare che la partita con Sant'Arcangelo ci ha dato il vero valore di questa squadra. Sicuramente abbiamo delle qualità, però per ottenere il risultato e fare bene dobbiamo mettere tanto agonismo, tanta cattiveria e tanta voglia di portare a casa il risultato. Veniamo ora alla partita di domani contro il Fano. Intanto, come stanno i ragazzi e qual è la condizione generale della squadra? Ma i ragazzi stanno migliorando, abbiamo il rientro di qualche infortunio di lungo termine, tipo Severini che sarà convocato, Magrini, Lucarini, abbiamo perso Maestrello, però indipendentemente dagli assenti credo che arriviamo nelle migliori condizioni possibili per cercare di poter passare il turno, per fare un'altra bella prestazione e soprattutto per avere delle conferme sul lavoro che stiamo facendo in settimana, perché comunque sarà un test più attendibile rispetto a Sant'Arcangelo, un test contro una squadra che l'anno scorso si è salvata e che si è ulteriormente rinforzata, quindi ci può dare un pochettino più il valore di questa categoria. Per quello la ritengo una partita importante. Sappiamo che l'obiettivo stagionale è la salvezza in campionato. Come la affrontiamo invece questa Coppa Italia? Ma la Coppa Italia, io l'ho detto, per me è un obiettivo importante perché comunque ti permette di pa passare il turno, ti permetterebbe di usare anche i giocatori che magari nel momento stanno giocando un po' meno durante l'anno, di tenerli vivi e lavorare sul ritmo partita. Quindi diventa veramente importante passare il turno, oltre alla soddisfazione per la società, per la squadra e per tutti, anche per questo motivo, per tenere comunque vivi tutti i giocatori, visto che ci sarà bisogno sicuramente di tutti. La campagna acquisti sta per terminare. È soddisfatto della rosa che le è stata messa a disposizione? Ma sì, con la società l'abbiamo praticamente fatta insieme, cercando di prendere i giocatori con le caratteristiche di cui avevamo bisogno. Sicuramente ci sono tanti giocatori che devono dimostrare di meritare la categoria e quindi puntiamo tanto anche sulla voglia che hanno di fare questi giovani e appunto di dimostrare tutti, compreso i ragazzi che erano con me l'anno scorso, che comunque ci possiamo stare in Lega Pro e dobbiamo dimostrare appunto che ce la siamo conquistata sul campo e di meritarcela quest'anno. Quindi molta fiducia, anche sappiamo che sarà un campionato difficile con squadre importanti e molto blasonate.